La cascina autogestita popolare Angelica Cocca Casile nasce nel 2013, quando il collettivo autonomo popolare la libera perché era chiusa da 13 anni, un bene pubblico dell'amministrazione che doveva essere svenduto al privato. Con l'occupazione il collettivo è riuscito a toglierla e obbligare l'amministrazione a toglierla dai beni delle alienazioni. Al suo interno si sono costruiti progetti sociali, culturali, politici, aggregativi, di costruzione di una visione di un altro modello di città. In questi 7 anni l'edificio è stato aperto, non murato, è stato aperto con la possibilità di incontro per decine e decine di progetti. Progetti che hanno preso i natali all'interno della cascina e progetti che necessitavano di uno spazio dove ritrovarsi in maniera libera, gratuita, e spazi dove continuare a costruire le proprie iniziative. Nel 2013 l'attuale amministrazione comunale era all'opposizione e ha sostenuto più di una volta e incoraggiato l'esperienza del collettivo all'interno della cascina. Mentre subito dopo che la giunta di Gori è salita al governo della città, ha sempre di più minacciato lo sgombero, ha sempre di più chiuso il dialogo col collettivo e il quartiere. Questo cambio di rotta è sintomatico della volontà di non riconoscere esperienze di auto-organizzazione e di pratiche di cittadinanza attiva reali, concrete all'interno di questa città. La mattina del 6 ottobre Monterosso è stato completamente militarizzato e di conseguenza, con il tacito assenso della giunta Gori, la cascina autogestita popolare è stata murata e sgomberata. Il vero mandante di questo sgombero è il comune di Bergamo, che ancora una volta se ne è lavato le mani nascondendosi dietro la questura e oltretutto non ritenendo i ragazzi e le ragazze del collettivo degni di un dialogo. Nel dicembre del 2019 il comune ha ridenunciato l'occupazione dello spazio, nonostante l'ultimo processo si fosse concluso con l'assoluzione completa di tutti gli imputati, ridenunciato per inaccessibilità, inagibilità e sovraffollamento dello spazio. Ma nel febbraio del 2017 i tecnici del comune avevano chiaramente espresso la presenza di problemi di tipo strutturale, ma esprimendo anche la completa e possibile accessibilità allo spazio. Ma se uno spazio liberato da pratiche cittadine è molto frequentato, siamo sicure che sia davvero un problema? Sabato scorso, il 17 ottobre, siamo scesi in piazza davanti al comune di Bergamo per chiedere chiarezza a quest'ultimo. Le risposte non sono ancora arrivate, a oggi non è pervenuta nessun chiarimento, nessun tipo di risposta, quindi abbiamo deciso di mandare queste due raccomandate rispettivamente al Comune di Bergamo e alla cooperativa Ruà per avere delle risposte. Al Comune di Bergamo chiediamo quali siano state le motivazioni politiche che hanno mosso lo sgombero, quale sia il fine ultimo di questo sgombero e inoltre pretendiamo un comunicato, una dichiarazione pubblica fatta da un amministratore del Comune che dia delle motivazioni riguardo allo sgombero e che porti chiarezza riguardo questo fatto. Inoltre al Comune di Bergamo vogliamo chiedere perché un progetto di housing sociale per donne in difficoltà debba essere effettuato in cascina. È un progetto sicuramente legittimo e nobile, ma ci sono molti altri spazi in cui potrebbe essere effettuato, molti altri spazi che non toglierebbero alla città un altro esempio virtuoso di socialità di aggregazione. In ultimo al Comune di Bergamo vogliamo chiedere dove sia il bando di gara, perché se davvero il comune vuole togliere questo spazio e ridarlo alla città sotto forma di un progetto di housing sociale, ci deve essere un bando di gara e chiediamo di vederlo, chiediamo dove sia. Abbiamo deciso di mandare la seconda di queste due raccomandate alla cooperativa Ruà, anche in questo caso per chiedere chiarezza e trasparenza. Noi ci rivolgiamo alla cooperativa Ruà perché quest'ultima è stata menzionata su alcuni trafiletti dei giornali a seguito dello sgombero come la cooperativa che avrebbe preso in carico il progetto all'interno della cascina Ponchia. Vogliamo chiedere alla Ruà innanzitutto un comunicato ufficiale come quello che chiediamo al Comune, fatto da parte della dirigenza di Ruà riguardo appunto questo progetto. Vorremmo avere anche accesso al progetto scritto su carta, quindi a tutte le varie implicazioni che
che ne comporta e soprattutto ci chiediamo da dove vengano questi soldi che saranno necessari per realizzare il progetto, quanti siano questi soldi innanzitutto e da dove verranno presi. In ultimo chiediamo anche alla RUA di esprimersi riguardo allo sgombero della cascina, perché non troppo tempo fa aveva dichiarato ai partecipanti del collettivo della cascina che se i suoi progetti si fossero incontrati con uno sgombero della cascina, allora non li avrebbero portati avanti o comunque non sarebbero stati interessati. Adesso invece che lo sgombero è avvenuto, vogliamo anche una presa di posizione riguardo lo sgombero stesso. Infine, noi richiediamo questa trasparenza e questa chiarezza perché, oltre ad essere dei membri del collettivo che ha gestito la cascina fino a poche settimane fa, siamo anche e soprattutto dei cittadini bergamaschi che si meritano di avere delle risposte dalla giunta comunale.